Thank you, President. Very good. Now we have institutional greetings. If it is connected, Alessia Rotta, the President of the Environment Commission at the Italian Parliament, Chamber of Deputies. Buongiorno. Alessia. Ci sono. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Good morning. Buongiorno. Good morning. Good morning, everybody. Thank you for the invitation. And quello che naturalmente parlo in italiano ora, ho seguito, grazie a, appunto a voi, alcune delle attività delle città slow, in particolare quella sulle api. Ma io voglio ringraziare per il lavoro che fate, perché quando le amministrazioni a livello locale, quindi i sindaci, voi rappresentate tante città di benessere, siete portatori di benessere, custodi di modelli che oggi sono diventati, come diceva prima la sindaca di Orvieto, sono diventati centrali e che dovranno diventare modello, che solo in un momento, o particolarmente in un momento come quello della pandemia, in tutta la loro evidenza hanno mostrato, ma lo sapevamo già, o meglio voi lo sapevate molto bene già perché avete aderito alla filosofia slow, che di questo oggi c'è bisogno. Allora quindi io credo sia importante, e noi lo stiamo facendo in Italia e credo anche in Europa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le risorse che sono state messe a disposizione dall'Europa in questa direzione, che il futuro va esattamente in questa direzione. Quindi io sono contenta di poter oggi portare il mio saluto a chi ha visto lontano, a chi è stato lungimirante, a chi probabilmente è andato controcorrente e che però ha fatto, diciamo, della custodia del proprio territorio, del tramandare, diciamo, questo messaggio a chilometro zero, perché il sindaco è la persona che più in prossimità è in contatto con tutti i giorni con i cittadini, e non è sempre semplice, diciamo, rispondere perché si accetta un modello, perché si persegue un modello piuttosto che un altro, perché si parla di lentezza anziché di rapidità, in un mondo dove invece la rapidità, diciamo, è stata elevata a valore assoluto. Quindi questa catena di trasmissione del quotidiano, che però ha mostrato i propri risultati, di cui voi siete custodi, vigili, presidio, questo tema della sicurezza, questo anno in quanto abbiamo fatto parlare di sicurezza sotto il profilo della salute, sotto il profilo ambientale, ecco, questo è diventato oggi centrale per voi, lo è da molto tempo, e quindi credo che anche i vostri cittadini si siano sentiti più al sicuro, più protetti, sapendo di poter vivere in luoghi dove la lentezza, dove più che la lentezza, il presidio territoriale, la custodia dei valori fondamentali, la custodia della biodiversità. Allora è centrale, chiaramente parlo ad un pubblico che è particolarmente coltivato su questo e che sa bene che cosa significhi la biodiversità, ne stiamo discutendo finalmente tanto, anche se anche nei tavoli internazionali la biodiversità rispetto al climate change, per esempio, è sempre la Cenerentola anche in termini di valori. Tuttavia noi sappiamo che dovrebbe essere il contrario e crediamo che questo tornerà ad essere centrale, non solo, diciamo, nei discorsi degli esperti, non solo per chi lo propugna, dovrà esserlo anche nei programmi e quindi nelle risorse, nei finanziamenti di tutti gli stati e degli organismi internazionali che lo fanno. Ecco, io voglio pensare alle città slow come il parallelo della biodiversità in termini di amministrazione, quindi le città slow sono presidio di biodiversità a livello amministrativo e di città. Quindi buon lavoro sempre dalla vostra parte e davvero un grande grazie per quello che avete seminato, che evidentemente oggi arriva a raccogliere dei frutti, ma soprattutto ci sarà bisogno della vostra parola e del vostro esempio per trasmetterlo a chi ancora non è città slow.